Una task force per proteggere il patrimonio culturale mondiale, soprattutto nelle aree di conflitto prese di mira dal terrorismo, per evitare che si ripeta quanto successo ad esempio a Palmira. A questo serviranno i caschi blu della cultura, la cui nascita è stata formalizzata a Roma, alle Terme di Diocleziano, con la firma di un memorandum d'intesa con l'UNESCO. Il ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Siamo il primo paese che concretamente mette a disposizione dell'UNESCO e della comunità internazionale una task force organizzata specificamente per la tutela del patrimonio culturale. Il patrimonio è colpito, è distrutto, vengono filmate la distruzione, il danneggiamento di quel patrimonio proprio perché rappresenta una cultura diversa, una religione diversa. Il gruppo operativo, presentato in una cerimonia a cui hanno preso parte anche la ministra della difesa Roberta Pinotti, dell'istruzione Stefania Giannini, il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, autorità politiche e militari e il direttore generale dell'UNESCO Irina Bokova, potrà contare su 30 carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio artistico e 30 archeologi, ricercatori e tecnici. La base operativa sarà a Torino e in una prima fase saranno a totale carico dell'Italia, con l'auspicio che si possa aggiungere poi a una coalizione internazionale per uomini e mezzi. L'UNESCO infatti deciderà i luoghi in cui i caschi blu, denominati Unite for Heritage, potranno intervenire e il nostro governo fornirà personale specializzato e coprirà le spese. Potrebbero essere già di fatto operativi. Gentiloni. Sappiamo bene che dovremo cercare delle aree minacciate, delle aree a rischio, ma non esattamente al centro di conflitti, ma purtroppo il ventaglio delle possibilità e dei rischi è talmente ampio che sono certo che le troveremo e le stiamo già individuando.